Anche quest'anno ci ha fatto piacere partecipare a questa festa dello sport per far vedere il nostro sport, ma soprattutto per far vedere le diverse discipline. Spero sia piaciuta a tutti questa esibizione e arrivederci al prossimo Roller Day che sarà a settembre. Una partecipazione che ha coinvolto diverse società, vogliamo raccontare che cosa è andato in scena? Sì, sì, abbiamo visto oggi l'esibizione del Roller Alenzano e dello Sturla, due società storiche sul territorio genovese, ma poi una novità, l'anno scorso erano già presenti, ma quest'anno hanno dato una prova adrenalinica della loro abilità con il freestyle Zena Rollers, che completa tutte le discipline che presenta il nostro pattinaggio. E allora eccoci qui sotto il tendone di Piazza delle Feste, dove più volte Paola Fraschini si è esibita alla festa dello sport. Oggi abbiamo visto invece, Paola, tantissime giovani. Sì, esatto, è sempre un grandissimo piacere essere qui alla festa dello sport. È un evento incredibile, unico, e raggruppa sempre tantissimi sport, c'è un'atmosfera bellissima. Quindi grazie veramente per questo evento di sport. Oggi abbiamo deciso di portare i piccolini della nostra società, sono ovviamente le prime esperienze, sono molto emozionati, ma è un evento assolutamente importante e grazie appunto per l'invito. Qual è il messaggio bello che cogli di una festa di tutte le abilità praticamente, che in 130.000 metri quadrati permette a tante famiglie con i loro figli di scoprire magari quegli sport a loro ancora sconosciuti? Sì, sicuramente questa festa dello sport permette di vedere cose che magari normalmente non si vedono, no? Molti sport vengono praticati in palestre, piscine, ambienti ovviamente chiusi dove a volte non si ha proprio conoscenza, invece la festa dello sport apre le porte a tutti.